Inauguriamo la mostra oggi, che è il 3 dicembre, che però è anche una data particolarmente significativa perché esattamente 80 anni fa la Questura di Reggio Emilia emana una circolare che ufficialmente dà il via agli arresti. Una circolare firmata dall'allora questore Piero Pozzolini che dice, e cito, di procedere immediatamente al fermo di tutti gli ebrei residenti in questa provincia facendoli rinchiudere nelle locali carceri giudiziarie. Iniziano quindi gli arresti, si va casa per casa, si cercano queste persone ed è proprio nella prima sala di questa mostra che noi raccontiamo cosa succede a queste donne, a questi uomini arrestati tra il 3 e il 4 dicembre del 1943. Telegramma del ministro dell'interno Guido Buffarini Guidi che il 30 di novembre del 1943 recita tutti gli ebrei, anche se discriminati, a qualunque nazionalità appartengono e comunque residenti nel territorio nazionale, devono essere inviati in appositi campi di concentramento. Tutti i loro beni, mobili e immobili, devono essere sottoposti ad immediato sequestro in attesa di essere confiscati nell'interesse della Repubblica Sociale Italiana. Mi dispiace molto che anche negli ultimi giorni non ho letto da nessuna parte, a parte sui media gestiti sui social di Storico, un riferimento al 30 novembre, c'è la circolare invece del ministro degli interni del 43 che dice a tutte le prefetture di dire alle questure di arrestare. Questo ottantesimo mi sembra che sia accaduto in un silenzio totale in Italia. L'adesione, l'affiancarsi completo del fascismo italiano alle politiche di sterminio tedesche naziste non mi sembra che sulla stampa sia stata sottolineata. E poi abbiamo la risposta locale, quindi ci spostiamo, no, in questa piramide a cascata, potremmo dire, di comunicazione, con la risposta della Questura di Reggio Emilia, 3 dicembre 1943, che dice appunto che accoglie, come dire, ciò che il telegramma va a decretare, a comunicare, e lo applica. Procedere immediatamente al fermo di tutti gli ebrei residenti in questa provincia, compresi quelli discriminati, facendoli rinchiudere nelle carceri giudiziarie cittadine in attesa di nuova collocazione. E poi da Fossoli la partenza dalla stazione di Carpi il 22 di febbraio del 1944 con destinazione Auschwitz-Birkenau, dove arriveranno, questo treno arriverà il 26 di febbraio del 1944 ed è l'altra data per noi significativa, quindi un altro ottantesimo, perché questa mostra sarà visitabile qui in sinagoga fino al 26 di febbraio 2024. È una mostra all'apparenza semplice, ma che in realtà credo possa permettere a me, come a tutti voi, di aprire tutta una serie di ragionamenti, di finestre nella propria testa e nei propri ricordi. E Reggio Emilia ci ha messo 80 anni per fare questa mostra. È la prima iniziativa di questo tipo, così organica, sul tema della Shoah. E questa pigrizia nella nostra memoria, questa selezione della nostra memoria, sicuramente è un sintomo di come sia difficile affrontare le colpe, le complicità, e questa difficoltà è tale che appunto a volte ci impedisce di scoprire invece anche le belle storie che ci sono, l'impegno di tanti reggiani che hanno rischiato la propria vita, perché di questo si trattava, per aiutare gli ebrei. Le leggi razziste. Decreto legge del 17 novembre del 1938, numero dei favorevoli 340, numero dei contrari 0. Quindi all'unanimità vengono alla Camera approvate le leggi razziste. Non sono stati soltanto i tedeschi cattivi appunto a perseguitare gli ebrei, ma sono state strutture dello Stato, molte delle quali hanno continuato a lavorare per lo Stato anche nel dopoguerra. Uno degli impegni che Storico si è preso adesso in questo periodo e continuerà a farlo è quello di iniziare a studiare e raccontare la guerra fredda a Reggio Emilia, su quale c'è ancora moltissimo da raccontare. E soprattutto non è vero che nessuno sapeva, questa è un'altra parte della narrazione,
vedrete dei giornali che dicono tranquillamente delle cose. Quindi dal Corriere della Sera, il Popolo d'Italia, il Resto del Carlino, La Stampa, solco fascista, naturalmente quotidiano locale del fascismo reggiano, però vedete che le notizie compaiono e sono sempre le medesime, i provvedimenti della razza che sono stati approvati. Un primo provvedimento applicato è quello del settembre del 1938, che espelle dalle scuole studenti e professori decretati, tra virgolette, per appartenenza alla razza, tra virgolette, ebraica. Gli ebrei non erano dei marziani, erano reggiani, molta parte di questi erano appunto reggiani, erano cittadini reggiani come tutti gli altri, che sono stati perseguitati da altri reggiani. E questo secondo me è assolutamente importante, perché questa non è la storia degli ebrei, è la storia reggiana, una parte importante di storia reggiana. Quindi abbiamo Beatrice Ravà e le sue due figlie, Ilma e Iole Rietti, che abitavano a un passo da noi. Adesso andremo a vedere la loro casa, usciremo qualche minuto, qui in via Monzermone. Lucia Finzi, una signora di Correggio, che addirittura si reca dal comando dei carabinieri a Correggio per chiedere spiegazione di queste voci degli arresti che circolano, perché lei, essendo una cittadina integerrima, non ha fatto assolutamente nulla e non si capacita di come mai ci sia un arresto a suo nome. Il viaggio della memoria 2024, per la prima volta dopo 5 anni, tornerà a Cracovia, Auschwitz-Birkenau. Ed è un collegamento fortissimo, come diceva Elisabetta prima. Il 26 febbraio 1944 i reggiani entrano nelle camere gas di Birkenau. Il 26 febbraio noi saremo lì. Quindi l'apertura della mostra dal 3 dicembre, documentato il riferimento con il plexiglass e il mandato d'arresto della questura di Reggio, l'apertura appunto fino a quella data ovviamente è voluta per dare una prima indicazione su che cosa riflettere. Questa è la stanza dedicata alle persone che dall'indifferenza o dal non guardare volontario della prima sala invece si girano, partecipano alla vita di queste persone e provano a partecipare con come ognuno poteva, quindi con piccolissimi gesti ma oltremodo significativi, nascondendoli, fornendo cibo, cioè cercando di non rimanere indifferenti a questo meccanismo comunque di esclusione, di non riconoscimento che stava avvenendo durante il 1900, dal 38 in poi, insomma, e noi prendiamo come caso d'analisi appunto il 1943. La mostra, che sarà quindi aperta tutte le domeniche, quindi abbiamo alcuni visi di amici e frequentatori della nostra sinagoga qua fra di voi. Sapete che normalmente apriamo la prima domenica di ogni mese. Da qui al 26 febbraio saremo aperti tutte le domeniche. Abbiamo un'idea, no? Com'era un po' il ghetto una volta. Era uno spazio obbligato all'interno del quale si doveva risiedere. Quindi, non potendosi sviluppare orizzontalmente, le case crescono in maniera vertiginosa in altezza. E proviamo adesso a uscire invece qui in via Monzermone e da questo civico, oggi l'attuale civico 8, questo è il luogo di vita. Quindi questo portone lo trovate nella mappa perché è il luogo in cui viveva la famiglia Ravà Rietti, Beatrice con le sue due figlie, Ilma e Iole. In queste settimane molti cittadini e cittadine reggiane mi hanno fermato dicendo e chiedendomi perché Istoreico non prende una posizione rispetto all'attualità. Questa per noi è la presa di posizione rispetto all'attualità. Noi pensiamo che il nostro lavoro è quello di fare storia, raccontare coi documenti le cose che sono successe contro ogni fascismo, contro l'antisemitismo, contro ogni forma di violenza. E questo è il nostro lavoro e continueremo a farlo. Quindi benvenuti a questa mostra.